grande affermazione della cinematografia nazionale alla quinta mostra veneziana d'arte cinematografica. La presentazione di Scipione l'Africano nella vastissima sala del Palazzo della Mostra, dove si susseguono le migliori produzioni della cinematografia mondiale, è stata presenziata da Sua Altezza Reale il Duca di Genova, dai Conti di Parigi, dal Principe e dalla Principessa Cristoforo di Grecia, dal Ministro per la Cultura Popolare Sua Eccellenza Alfieri, dal Presidente della Mostra Sua Eccellenza il Conte Volpi di Misurata, dal Presidente dell'ENIC Marchese Paolucci di Calboli Barone, dal Direttore Generale della Cinematografia Grandufficiale Freddi, da numerose altre personalità e da una folla elegantissima che con una calda ovazione ha consacrato il successo del grandioso film, che è fra i più spettacolosi e imponenti che siano mai stati realizzati. Spettacolo è stato ripetuto l'indomani in onore di Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, con viva soddisfazione del numeroso pubblico che non aveva trovato posto in sala la sera della prima rappresentazione. Il mondo cosmopolita e le personalità dell'industria cinematografica, convenute per questo eccezionale avvenimento artistico, trovano sulla meravigliosa spiaggia del Lido un soggiorno ideale. Reale, il Principe di Piemonte si intrattiene affabilmente col Marchese Paolucci di Calboli, presidente del consorzio produttore di Scipione l'Africano.